Casalnuovo un'iniziativa interessante con la conferenza dei lavoratori. È stata la possibilità per mettere a confronto fra di loro tante diverse realtà, tutte legate però da un filo rosso sottile che mira essenzialmente al miglioramento della qualità di vita e al miglioramento della qualità di lavoro. Noi viviamo in un paese nel quale ci sono circa 5 milioni di poveri, di questi 2,4 risiedono nelle regioni del Mezzogiorno, e chi versa in condizioni di povertà non è detto che non abbia un'occupazione. Molto spesso un'occupazione ce l'ha, ma non è assolutamente sufficiente ed adeguata per la precarietà del lavoro e soprattutto per la bassa remunerazione. Una proposta malsana da parte del Movimento 5 Stelle è quella di minare l'autonomia scolastica con la previsione di consentire ricorsi gerarchici da parte del personale docente nei confronti degli atti dei dirigenti, una situazione nella quale si inasprirebbero i dissidi fra gli insegnanti ed i presidi, che metterebbe seriamente a rischio la sicurezza dei nostri istituti. Pensiamo invece che sia più necessario e più opportuno lavorare per costruire una rete sociale che mette in stretta connessione fra di loro le famiglie, gli alunni ed il personale docente. Le famiglie devono essere responsabilizzate perché non sono i sindacalisti dei propri figli, ma sono essenzialmente i principali portatori della loro educazione. E meno chiacchiere, di questo c'è bisogno di più prevenzione. Il ministro dell'Interno, con lo spauracchio degli immigrati e dell'immigrazione, purtroppo sta venendo meno a quelle che sono le esigenze di tutela dei nostri territori e delle nostre aree, che mirano non soltanto all'integrità fisica di chi viene coinvolto in episodi di violenza come quello accaduto a San Giorgio a Cremano qualche giorno fa, ma lasciano ferite profonde anche all'interno delle comunità. Ecco perché pensiamo che ci sia bisogno di interventi più radicali e soprattutto più strutturati.